Buongiorno a tutti, oggi siamo in collegamento con Francesco Scrima. Francesco Scrima è un personaggio che ha fatto una parte non indifferente della storia della scuola italiana. Francesco Scrima è agrigentino di origine, è stato maestro elementare e ben presto si è occupato di sindacato. Nel 1994 è diventato segretario nazionale della CISL Scuola ed è rimasto segretario di questo sindacato fino al 2015 e dopo quella data è diventato anche presidente del CSP, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Proprio in questi giorni il CSP lo ha rieletto nuovamente presidente dell'Assemblea del Consiglio, e quindi questo è anche il motivo che ci dà l'occasione per parlare con lui. Senti Francesco, in modo molto rapido abbiamo dato alcuni tratti sulla tua storia professionale. Diciamo che la tua storia professionale inizia appunto negli anni 70. Formidabili quegli anni, perché? Cos'è successo negli anni 70? Ma sono stati anni molto interessanti, sono stati anni di grandi cambiamenti, cambiamenti sociali, cambiamenti culturali, cambiamenti politici, e quindi questo non poteva non incidere, non influire anche sul nostro sistema scolastico. Ti ricordo che gli anni 70 sono stati gli anni della Costituzione degli organi collegiali, un momento altamente significativo della partecipazione democratica dei genitori alla vita della scuola. Ha rappresentato un momento significativo anche nella costituzione di quel rapporto indispensabile tra scuola e famiglia. Coinvolgere la componente genitori è stata un'intuizione molto, molto importante, molto intelligente da questo, a parte i processi di democratizzazione che ne sono conseguiti di una scuola calata nella realtà con il protagonismo di chi di quella scuola ne usufruiva, di chi di quella scuola ne esercitava il diritto e di chi quella scuola la faceva con impegno e compassione tutti i giorni. Senti Francesco, a latere, vogliamo ricordare anche che il 1970 è stato anche l'anno in cui venne approvato lo Statuto dei lavoratori? È stato un momento altamente significativo della civiltà del lavoro, perché è stato un momento in cui si riconoscevano i diritti e si riconosceva la dignità dei lavoratori. Il lavoro come strumento di progresso sociale, il lavoro come strumento indispensabile di realizzazione personale, e come riconoscimento del contributo che i lavoratori e il lavoro danno alla crescita e al cambiamento di questo paese. Senti, veniamo agli anni 90. Nel 94 tu diventi segretario nazionale della CISL Scuola. Il 94 è un altro anno di svolta nel nostro sistema scolastico perché è esattamente il momento in cui si passa dal vecchio modello contrattuale, quello in cui i sindacati andavano a fare i contratti direttamente col governo, al modello contrattuale nuovo, quello tuttora in vigore, in cui i sindacati contrattano con l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni. Il rapporto di lavoro diventa un rapporto di lavoro con caratteristiche private. A distanza di 30 anni, molti dicono che quello è stato un errore. Tu che cosa ne pensi? In premessa ti devo dire, intanto prima degli anni 90 abbiamo gestito anche altri momenti significativi della storia del sistema scolastico di questo paese. Ti vorrei ricordare la riforma della scuola elementare, i nuovi orientamenti della scuola materna, della scuola dell'infanzia.
Sono stati momenti significativi di rinnovamento del sistema scolastico e di forte coinvolgimento e innovazione della professionalità degli insegnanti. Ti ricordo che l'ex ministro Berlinguer considerava questi due segmenti formativi i nostri gioielli e qualche esperto diceva che erano gli unici segmenti che, quando si pronunciavano gli esiti delle verifiche internazionali, erano gli unici segmenti formativi che non facevano arrossire i nostri ministri della pubblica istruzione. Furono delle riforme fatte dal basso, con il coinvolgimento dei lavoratori della scuola, con il coinvolgimento dei docenti, e furono momenti di grandi cambiamenti del nostro sistema scolastico. Ecco, sì, però io ti chiedevo anche un tuo commento su quello che è capitato negli anni 90 anche dal punto di vista dei rapporti di lavoro, dei rapporti sindacali. Quindi parlavamo anche della riforma che ci fu in quegli anni relativa proprio alla tipologia di rapporto di lavoro pubblico che diventa privatizzato. Come andarono le cose, ma soprattutto tu cosa ne pensi oggi a distanza di quasi un trentennio? Ma non è stato un rapporto privatizzato, perché quando il datore di lavoro è pubblico, è lo Stato italiano, si parlò correttamente di piena contrattualizzazione del rapporto di lavoro. E fu un momento importante, un passaggio delicato, perché andavamo a modificare un sistema che da decenni governava il rapporto del lavoro dei dipendenti della scuola. Fu un passaggio, secondo me, positivo, perché la rappresentanza e la tutela dei diritti e degli interessi dei lavoratori non può e non deve mai essere affidata alla norma di legge. Anche se prima, come tu sai, si faceva una forma di contrattazione, poi il resto veniva trasformato in decreto che veniva approvato dal Parlamento. Allora, il contratto rappresenta anche un momento particolare, in un contesto particolare. Affidarlo alla rigidità della legge, va bene, significava affidarlo poi anche alle maggioranze del momento, e modificare la legge significa anche trovare una maggioranza che modificasse quella struttura. Ecco perché la flessibilità del contratto, che si rinnova in ogni quadriennio e tiene conto di quelle che sono le esigenze, i bisogni, i cambiamenti che si registrano nel rapporto di lavoro, le modifiche dell'organizzazione del lavoro. Il contratto è uno strumento flessibile per affrontare queste problematiche. Ecco perché io lo valuto positivamente da questo punto di vista. Senti Francesco, gli anni 90 sono decisivi anche per molte altre ragioni. Nel 1990 ci furono gli stati generali della scuola, furono aperti, tra l'altro, lo ricordiamo proprio da Sergio Mattarella, che all'epoca era il ministro della pubblica istruzione. Nel 90, con gli stati generali della scuola, inizia anche il percorso per l'attribuzione alle scuole della autonomia, autonomia che arriva poi fra il 97 e il 99 con i provvedimenti di legge che e regolamentari che ben sappiamo. Tu a distanza di più di 20 anni, che cosa pensi? È stato un bene, un male attribuire l'autonomia alle istituzioni scolastiche? C'è chi a distanza di 20 anni, per esempio, sta prendendo un po' le distanze da un progetto politico, culturale che all'epoca aveva anche condiviso e magari sostenuto. Tu che cosa ne pensi? Qual è la tua posizione? La riforma, l'autonomia scolastica, che è stata giudicata, secondo me, correttamente e positivamente la madre di tutte le riforme, rispondeva a due esigenze molto importanti. Intanto c'era la prima esigenza, era quella di far funzionare una macchina elefantiaca
che non poteva essere ancora gestita in termini romanocentrici, far funzionare una macchina dove, come tu sai, nelle sue articolazioni, nelle sue, chiamiamolo con un termine improprio, periferie, viveva ancora attraverso i cosiddetti fax ministeriali che arrivavano ai provveditorati per garantire e assicurare il funzionamento della scuola, e quindi era un'esigenza di primo piano. La seconda era la scuola, l'istituzione scolastica collocata con la sua autonomia, collocata in un territorio, era quell'istituzione che doveva rispondere a quelle che erano le domande, le esigenze, i bisogni del territorio, in termini culturali, in termini formativi e anche in termini sociali. Quindi c'era la cosiddetta prossimità dell'istituzione scolastica. Ricordiamoci che la scuola è la prima istituzione che incontrano i piccoli cittadini, dove lì vanno ad esercitare il primo loro diritto, che è il diritto all'istruzione e che è il diritto di cittadinanza. Senti, veniamo all'oggi. Tu adesso sei presidente del CSP, lo sei dal 2015, ma la domanda è questa: ma oggi il CSP ha ancora una sua funzione reale? Cioè, davvero serve ancora per far funzionare bene la scuola? Per esempio, in questo lungo periodo in cui tu sei stato presidente, su che cosa voi siete riusciti davvero a intervenire e ad incidere? Perché la sensazione dall'esterno è che alla fin fine poi il CSP serva tutto sommato a ratificare delle decisioni che si prendono altrove. È così oppure voi davvero riuscite in qualche misura a incidere sulle decisioni che giustamente spettano all'organo di governo politico? No, allora, intanto partiamo dalla norma costitutiva, dalla 233. Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione esprime pareri che sono obbligatori ma non vincolanti, va bene, sugli atti emanati dalla pubblica amministrazione che riguardano le politiche scolastiche, va bene, e l'organizzazione della scuola. Quindi, non è, i pareri da questo punto di vista non sono vincolanti, va Certo. bene? E allora noi abbiamo svolto il nostro ruolo nella pregressa legislatura, io ritengo con competenza, con professionalità, con grande impegno da parte di tutti i componenti, e abbiamo dato il nostro contributo, va bene? Poi sappiamo benissimo che sulla base della norma i pareri possono essere accolti o non accolti. In tante volte sono state accolte le richieste del Consiglio Superiore, altre volte non sono state accolte, ma è stato motivato il perché non sono state accolte, perché questo è un obbligo. Riteniamo di avere dato un contributo per quanto riguarda l'emanazione delle norme, va bene, in termini di chiarezza, va bene, in termini di raggiungimento di obiettivi. Perché? Perché la componente, come tu sai, è formata da due, ci sono due componenti, la componente elettiva e la componente cosiddetta designata. Va bene, ma lì sono rappresentate da così tutte le anime della scuola. C'è la scuola militante, va bene, la scuola che è espressione delle associazioni professionali, delle organizzazioni sindacali. C'è la scuola, va bene, che è rappresentata anche da figure tecnico-professionali che provengono dall'area ministeriale, dalle sue articolazioni. Ritengo che abbiamo svolto un buon lavoro e può continuare a svolgere un buon lavoro il Consiglio Superiore. Ecco, proprio su questo direi che possiamo chiudere. Una delle prime iniziative della scuola come istituzione, come sistema, potrebbe essere proprio quella di riaprire con
gli stati generali. Cosa ne pensi? Potrebbe essere una bella sfida, anche un bell'impegno per il CSP. Cosa ne dici? Sarebbe una interessante iniziativa, sarebbe un'iniziativa da attivare, da sostenere per il bene della scuola e per il bene del paese. Perché? Perché parlare di scuola significa parlare di paese. Non esiste altra istituzione in grado di poter svolgere un ruolo così delicato, così complesso, va bene? E per questo dobbiamo sempre ringraziare i suoi operatori, per l'impegno, la fatica che quotidianamente ci mette, per il grande senso di responsabilità. Come diceva Don Melani, sono gli ultimi profeti da questo punto di vista, però sono quelli che ancora oggi, pur in un contesto di grande difficoltà e qualche volta di disattenzione, per non parlare qualche volta ancora di abbandono, sono quelli che con il loro impegno, la loro passione, il loro lavoro, la loro fatica, continuano ancora a credere che l'educazione, la formazione, l'istruzione è lo strumento più importante per la crescita e il futuro dei ragazzi e il futuro del paese. Quindi possiamo concludere con un augurio a tutti noi che il 2022 sia un anno di preparazione per questo evento che magari si possa fare finalmente nel 2023. Bisogna prepararlo attentamente, bisogna prepararlo bene come è stato fatto nel 1990. E penso che potrà dare delle risposte a quelle che sono le domande, le esigenze e i bisogni del paese e del suo sistema scolastico. Non dimentichiamo che la conferenza degli Stati Generali venne decisa dal Parlamento nel 1988, quando era ministro Giovanni Galloni. Quindi si impiegarono 2 anni per prepararlo e non erano tempi, come dire, di pandemia. Quindi diciamo che per farlo come si deve ci vuole tempo e ci auguriamo appunto però che si possa fare, perché sarebbe davvero una iniziativa interessante, importante, come tu hai ben sottolineato. Ringraziamo Francesco Scrima per questa bella chiacchierata che ci ha consentito di fare un po' di ricostruire un po' un pezzetto della storia della nostra scuola, ma che ci ha aiutato anche a riflettere sull'oggi e, come giustamente ci ha detto Francesco Scrima, anche a pensare un po' al futuro. Grazie ancora a Francesco Scrima. Grazie a te, grazie ai vostri lettori, grazie per tutto quello che fate per la nostra scuola e per il nostro paese.